Interni Legacy. L'eredità è, dal mio punto di vista, è l'eredità rispetto a quello che è il mondo del progetto italiano, a cui do una connotazione veramente storica, e quindi ho voluto rappresentare uno degli elementi più forti di questa tradizione, che è la torre. Rappresentare questa torre come un elemento che può essere contemporaneizzato attraverso l'utilizzo di materiali nuovi, importanti. I materiali che abbiamo utilizzato in questa installazione sono materiali, direi, trasversali, materiali antichi, perché il grès porcellanato sostanzialmente è una terra, però prodotti in modo assolutamente contemporaneo, diverso. Una lastra di 3 metri per 1,50 m è qualcosa di assolutamente innovativo. Il produttore è Fabbrica Marmi e Graniti, che è una società del gruppo Iris Graniti Fiandre. Gli altri elementi che utilizziamo sono sicuramente elementi legati al mondo dell'illuminotecnica e dell'illuminazione. L'illuminazione vera e propria è realizzata tramite LED da Guzzini, e mentre il perimetro del nostro allestimento è realizzato tramite una balaustra in vetro, anche questa illuminata, sottoilluminata con un effetto colorato, prodotta da Faraone. Ma guardando anche le varie installazioni di quest'anno, la riflessione che ho fatto è che queste installazioni stanno diventando sempre di più delle installazioni, diciamo, di comunicazione e di rappresentazione. Ecco, più che degli esempi del costruire, degli esempi del fare, sono degli indicatori di come ogni autore può sviluppare un proprio percorso personale, chiaramente molto interconnesso, e credo che questo sia l'elemento molto importante che Interni, sia come rivista e sia anche come organizzatore, organizzatrice di questo evento, ha saputo fare nel corso degli anni, cioè il fatto di mettere insieme il mondo della produzione a un momento di propositività sia mediatico che anche, fatemi dire, pratico, cioè di elementi fisici, di uso di prodotti, di trasformazione di prodotti esistenti e anche di stimolo alla creazione di prodotti o componenti non ancora esistenti. Credo che a Milano bisogna riconoscere questo ruolo di propulsione, io non direi economica o solo economica, ma di propulsione culturale degli ultimi 30 anni. Quindi i concetti legati alla creatività positiva, al realizzare un'innovazione che faccia stare meglio la gente, ma che sia anche un po' glamour e quindi abbia questa idea non solamente direi cupamente razionale, come può essere, non so, l'idea nord europea, no? del design, dell'architettura. Ecco, io credo che nasce veramente in questa città. Ora il fatto di metterla insieme a un'idea di sostenibilità,
nell'Expo credo che sia, fosse una strada quasi obbligatoria. E quindi credo che se questa scommessa di mantenere quelle che sono le nostre caratteristiche essenziali insieme a un tema di sostenibilità, allora io credo che ci sia una chance molto interessante anche per continuare a sviluppare quello che appunto siamo noi.